transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Sonorizzare i modelli con meno di 10 euro? Dipende. Quello di cui voglio parlarvi oggi è un piccolo modulo sonoro che ho preso in prestito dai colleghi elettronici che si occupano di Arduino. Il modulo è abbastanza semplice da utilizzare nei nostri casi. Basta collegarlo delle uscite funzioni e riprodurre dei suoni. Limitazioni, parliamo. Dovevo togliere le notifiche. Limitazioni. Punto primo, questo modulo non si interfaccia al decoder. È un modulo a parte, molto semplice, e non può essere in alcun modo utilizzato per i suoni di marcio. Non ha neanche degli input per dei sensori, quindi è una cosa completamente a parte. La potenza sonora non è tantissima e il software di gestione è molto semplice, quindi i suoni che si possono utilizzare sono basilari. Perché uno dovrebbe adottarlo? La domanda è lecita e la risposta può essere nelle carrozze semipilota, dove magari vogliamo dei suoni molto molto semplici e piccoli, magari l'apertura porte, magari il fischio degli annunci di stazione. Questo modulo ci permette di usare questo tipo di suoni. Altra limitazione è l'alimentazione. Vuole una 5 volt, o meglio, da 3,3 a 5,5. Quindi bisogna gestire questa alimentazione. So che i decoder Ventura MTC hanno due pin, uno che dà 5 volt e uno che è la terra. Non so quanta corrente possono dare, quindi è da studiare. I normali decoder hanno il classico common, il più, e quelli più grandi tipo i Plux 16, 22 e il Ventura MTC anche un pin GND. Basta interfacciarsi con il common e il GND utilizzando un 7805 o anche un 7833. E siamo a posto. Il richiamo dei suoni avviene tramite funzioni, in quanto questo modulo ha dei pin che una volta messi a massa, messi almeno, faranno attivare dei suoni. Le funzioni, come sappiamo, sono dei meno. Impostando una funzione per fare in modo che il segnale duri pochissimo, permetterà di chiudere il circuito e quindi di mettere il nostro polo almeno e di attivare suono. Questo modulo qui è quello piccolo, da 16 pin, e dovrebbe avere 4 pin per questa gestione tramite funzioni. Ne esiste anche una variante più grande, mi sembra 28, che ne ha molti di più. Ricordiamoci però che ogni suono vuol dire una funzione. 4 funzioni, se già prendessimo un decoder 8 poli non l'abbiamo, cioè li possiamo avere su un Ventura MTC o su un Plux 22. Quindi bisogna sempre aggiustarsi con i suoni. Per la programmazione si usa un software che è trovabile tranquillamente in rete ed è quello ufficiale del modulo. Si chiama WT588D Voice Chip. Funziona su tutti i sistemi operativi, quindi anche 10. Tuttavia il driver di gestione funziona fino a 881. Io adesso ho ripristinato 7, ve lo faccio poi vedere dopo, su un vecchio computer. Con Windows 7 funziona tutto senza problemi. Il software è semplice, adesso lo vedrete, facciamo al volo una prova scaricando un pezzo sonoro da un video su YouTube, in quanto è il video della prova di lancio per la carrozza prova freni, quella reale. Il file sonoro poi ha un paio di caratteristiche che vedremo, lo si ottiene col programma Audacity, e le uniche accortezze sono un campionamento di 16.000 Hz, il formato .wav e la caratteristica del mono. Cioè il modulo sopporterebbe anche lo stereo, però un altoparlante solo, quindi mettere lo stereo è uno spreco di spazio, perché lo stereo occupa di più. Il mono dovrebbe bastare. Vi lascio alle mini istruzioni. Per mettere i suoni sul modulo ci sono più opzioni. Adesso vi faccio vedere come ne ho preso uno dalla rete, in quanto a me interessa il suono della prova di sgancio della carrozza prova freni. C'è un bellissimo video apposta. Io vado nella parte in cui effettivamente mi ritrovo il suono, dovrebbe essere più o meno questa zona qua. Una volta raggiunta la velocità prestabilita, la carrozza o il carro vengono sganciati in corsa.
questo a me interessa il rumore dello sgancio per simulare le prove appunto di sgancio. Quindi in questo caso la cosa più semplice è più o meno definire il momento. Quindi più o meno dal... Amplifica 4 decibel e tanto, facciamo 2. Vedete che si ingrandisce. Proviamo. Faccio ancora una volta. Ripeti amplifica. A questo punto il modulo sonoro, dicevo, può tenere un bit rate in frequenze di 16.000, quindi qui sotto lo vado a mettere a 16.000. E inoltre vado a dire che la traccia è un mono, perché avendo un solo altoparlante è mono. Non ci resta che fare file esporta.wav e dire prova sgancio. Me lo salvi sì, qui. Ok, eccolo qua. Lo metto in inglese. Apro il mio progetto. E vado ad inserire questi due. Nel primo slot, lo 00, metto il fischio. Adesso qui lo vedete un po' distorto, ma è stato semplicemente amplificato per renderlo più potente nel dispositivo. Nello 01 non metto nulla, nello 02 metto la prova di sgancio. A questo punto non faccio compile questo, mi salva il file che poi andrà caricato e poi resta che caricarlo sopra al modulo. Per quanto riguarda il caricamento, come avevo fatto vedere prima, una volta compilato io mi ritrovo ad avere quel file.bin. Non mi resta che andare ad aprire il programmino. Ovviamente ogni volta parte in cinese, quindi lo devo mettere in inglese. Poi c'è una sezione qua sopra chiamata Tool, download the data. E su questa schermata io devo andare con la sezione browser a scegliere il file bin. Poi dico che la mia memoria è da 8 megabit, perché effettivamente è così, faccio connect. Mi viene il pallino verde, non mi resta che fare 1K download. Qual è il problema? Questi moduli qui, essendo particolari, hanno bisogno di un sistema vecchio. Windows 10 non funziona correttamente. Quindi ho dovuto ripristinare Windows 7 su questo computer per poterlo utilizzare. Download successful, direi che ci siamo. E la prova la facciamo così. Perfetto. Il modulo, come vi ho fatto vedere prima, è quell'oggetto là sopra. Il costo è di circa 2 euro e altri 6 euro questo modulo programmante, perciò
parliamo di cifre davvero molto molto basse. Questa è una dimostrazione pratica dell'utilizzo del modulo. In questo momento vedete quel filo rosso e quel filo grigio sono collegati direttamente al punti di contatto VCC e GND di un decoder 21MTC. VCC va da circa, il VCC fornisce circa una tensione che va dai 4 ai 5,5,5. Questo modulo le regge. Poi le AUX, in questo caso io prendo questo filo qua, è un semplicissimo meno. Quando io collego questo meno a uno dei punti, in questo caso il contatto temporaneo lo faccio io in quanto la funzione è sempre attiva. Attenzione, treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. E questo funziona per tutti. Questo è un utilizzo pratico. Adesso il modulo verrà poi inserito sul tetto e l'altoparlante bisognerà trovargli un posticino. Comunque questo è l'impiego che questo modulo può avere. Come avete visto, abbastanza semplice, ora il casino di fili è per via delle varie prove, e si sposa secondo me in maniera magnifica con i 21MTC, perché il 21MTC fornisce già una tensione a 5V che è perfetta per il modulo, mentre tutti gli altri, comprese le Plux 22, hanno bisogno di un 7805 che permetta di abbassare la tensione del COM, del più, a 5V, perché ufficialmente lui dà 20, quella che ottiene dalle rotaie. Prova del modulo sonoro sulla carrozza. Il modulo è stato installato, non sono presenti tutti i suoni perché il decoder del vagone non è stato ancora programmato, però direi che il prodotto è finito. E voilà, ci siamo.